il fatto di avere acqua a disposizione in superficie in questa zona ha fatto sì che quest'area fin dall'antichità è stata frequentemente abitata, e non a caso gli scavi archeologici stanno mettendo proprio in evidenza che questo sito dell'Annunziatella ha una frequentazione che ad oggi appunto è da definire quanto va indietro nel tempo. Nel 2021, in seguito ad uno lavoro di archeologia preventiva, di fronte alla chiesa sono state scavate due sepolture che hanno restituito uno scheletro per intero poggiato sulla terra ed un altro scheletro di cui abbiamo soltanto la parte superiore perché era stato tranciato da lavori da un tubo per l'acqua che risale probabilmente agli anni 70, secondo i racconti degli abitanti del luogo. In seguito al rinvenimento di queste tombe, che sono state datate fra il XIII e il XIV secolo, l'Archeoclub italiano sezione di Giarre si è offerto di proseguire lo scavo in questa area. Per questo è stato interpellato l'INGV, che ci ha fatto delle indagini geomagnetiche. E in particolare sono stati fatti dei rilievi georadar in tutta l'area di fronte alla chiesa dell'Annunziatella e in altre vie prospicenti quest'area per vedere di individuare possibili strutture di tipo archeologico nel sottosuolo. Lo scavo ci ha fatto portare in luce un muro lungo circa 10 metri, rivestito con un intonaco in cocciopesto che prosegue con una pavimentazione anch'essa in cocciopesto. Alcuni punti in cui il pavimento in cocciopesto è già stato danneggiato, si sono cominciati a trovare materiali che sembrerebbero, sono ancora in fase di studio, riportarci probabilmente ad epoca medievale. È stato trovato molto materiale, soprattutto all'interno di due fosse scavate in antico sotto il battuto pavimentale. Si tratta di vasellame da cucina, molte tegole e una lucernetta che ci dà un preciso indizio cronologico e una cosa abbastanza interessante, il ritrovamento di molti rifiuti di pasto, cioè di animali che saranno analizzati e ci potranno dare non solo delle indicazioni cronologiche ma anche quelle che erano le abitudini alimentari dell'epoca. Nei secoli questa è la nostra zona, l'area dell'Etna, è stata investita dalla lava in parecchi punti. Uno dei pochi punti che sono stati preservati è la zona proprio qui di Nunziata. Il paese era caro anche a Franco Battiato, che in alcune sue canzoni ha cantato appunto le chiese del paese, il paese stesso. La ripresa degli scavi siamo certi che ci riserverà tante altre sorprese.